Carnale, controllino iniziale. Ok, tutto bene. Perfetto, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui con Sniper Elite 3 e pronti a questo passer di Kesselring che si prospetta essere una missione interessante. Forse avremo una spalla, abbiamo un nuovo fucile che mi piace molto esteticamente ed è un bolt action, quindi come hanno detto anche le caratteristiche, più veloce nella ricarica e nel fuoco. E fa più danno. C'è quella canna, diciamo, spezzata, come potete vedere, rispetto agli altri fucili che hanno una canna lunga, molto sottile. Che, boh, voglio vedere come funziona. Sembra quasi, non dico un fucile a pompa, ma un Garand. Strano. Ok, iniziamo. Molto veloci i caricamenti, devo dire. Veramente, eh? Non sono ironico per una volta. Che disastro. Prendi la strada alta e individuami i bersagli. Non ci credo. Quindi proprio a divertimento puro. Punto di non ritorno. Hai paura, forse? Cosa? Stai scherzando? Ma chi è che ha fatto i Andiamo. sottotitoli? Che sono completamente diversi. Cioè, il Vedo un significato è lo sacco di stesso, ma. lavoro per un cecchino. Sì! Bene. Forse siamo alla missione perfetta? Finché non la vedo non ci credo. Oh, che disastro. Queste sono nostra roba. Infiltriamoci nel quartier generale di Valen. Comunque si parte con la nostra fidata Warrod. Ok, cioè abbiamo già degli aerei che producono un rumore. Il nostro amico là che diventa un fenomeno e salta tutto. Eh sì, ma no, ho capito. Cioè tu mi dici dov'è, ma vediamo. Allora, proviamo subito il nostro amico Bolt. Ma vaffanculo, non si vede da qua. Beh, comunque lui ci dovrebbe segnalare i bersagli, quindi dovremmo stare tranquilli finché non arriviamo più o meno alla zona del bersaglio. Non è male, ragazzi. Finalmente una missione dove senza starsi troppo a sbattere ci si può divertire. Pronti? Pronti? Ecco l'aereo. Mi sembrava. Dai. Dai, c'era un aereo che passava. Sì, balla parecchio, eh. Eccolo. Eh no. Sbagliamoci un po', siamo un po' più precisi. Oi. Forse questo? Niente. Continuiamo a muoverci. Boh. Avevo visto chiaramente. Avevo sentito chiaramente. Proviamo a non sprecare colpi della Warlord. Che mi sa che sto qua segnala, ma non so quanto. Ecco, ora passa l'aereo, non ci credo. Vabbè. Continuiamo a muoverci. Allora, questa deve essere la via centrale che avevo visto. Il nostro compare è di fronte a noi. Allora. Ci dirigiamo lì al centro, ma io voglio seguire lui. Ah, capo. Buongiorno, potevi passare domani mattina già che c'eri. Allora, ne abbiamo uno. Due.
altri tre lì sopra. Se io mi apposto qua così, lo vedo il coso. Ho visto che c'è un barile. Ecco, vedete, c'è questo passaggio. Voglio sfruttarlo. Pronti, eh? Un aereo, grazie. Mamma mia. Vediamo, eh. Perché passa, ma un tempo veramente... Occhio. Dai, dammi rumore. Dammi rumore! Sembrava fosse passato. Non mi dire che me lo son perso. Pronti? Questo è epico. Addio. Boom. Copertissimo. Ho buttato giù un Nebel Werfer. Quelli lì possono andare a farsi fottere per quanto mi riguarda. Il mio obiettivo sia di là, ma io posso passare da qui. Sono solo qui sotto. Come il riparo? Chi mi ha sgamato? Scusate. Boh. Sì, avranno beccato i corpi. Allora, uno sulla destra e uno sulla sinistra. Stai giù, bastardo. Quanti siete lì? Tanti. Proviamo a passare da destra. Tra l'altro qua sopra c'è una postazione, ma non so come ci si arriva. Allora, vediamo un po' se questo ufficialotto ha qualcosa. Pezzo d'arma sbroccato. Sbroccato, sì. Quello lì è ancora lì che... Ma che cazzo è che ha fatto la bua? Dov'è il nostro compare? Boh. Qua secondo voi ci fa entrare? No. E c'è gente. L'obiettivo è di là. Allora, l'obiettivo è di là. L'altro Nebel Werfer è dall'altro lato completamente. Allora, proviamo a vedere un po' cosa ci abbiamo davanti. Uno sicuro. Ma non è solo uno sicuro. Sicuro che non è solo uno sicuro. Continuiamo a muoverci. Quello là deve essere il nostro amico. No, è uno... Minchia. Un po' di dislivello. Io ho visto qualcosa. Qua bisogna stare attenti. Mi ha visto? Secondo me sì. Secondo me mi ha visto alla grande. Forse ora che mi sono chinato un po' meno. Quello lo faccio fuori, eh. Non ne ho voglia di cecchini tra le palle. Aerei cortesemente. Aerei cortesemente. Porca puttana. Porca puttana. Cazzo ci fa.
Aspetta, arriva l'aereo. Credo. Ok, se n'è andato quell'altro. Stai fermo. Ci mancava quello che ci veniva sotto la faccia. Non è più alto il tiro. Pronti? L'aereo. E dai, chissà come mai me lo dà così basso il tiro. Eppure siamo in posizione di svantaggio a livello di altezza e siamo distanti. Pronti? Preso. Non so se è coperto dal rumore, secondo me sì. Boom. Ok, stracoperto dal rumore. Fuori il cecchino. Almeno non abbiamo problemi alle spalle dall'alto. Questa era l'altra uscita. Qua ci sarà altra gente, bisogna stare all'occhio. Allora, cosa abbiamo? Ne abbiamo parecchie. No 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 no. Dove cazzo è andata? Vabbè, se piace a te. Porca puttana. Vai vai. Vabbè, ripeto, se piace a loro. Di là siamo scoperti, di qua pure. Di qua. E ora ci muoviamo. Là c'è altra gente. Da cazzo di gente c'è. Oh, non fai in tempo a dire ce n'è solo uno? E ce l'hai già nel culo. Nessuno per ora. No. Ma quella? Ah no. Non ci sto credendo. Come faccio a ucciderli tutti, ragazzi? Cioè, a un certo punto ti sgamano. Fuori uno. Ok. Quello lì mi dà l'ansia. Perché tra l'altro gira a caso quasi. Qua siamo in una posizione del cazzo. Arriva di nuovo la motoretta. Ora vediamo se vede il corpo. No, 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 vede me, vede me. Porco disco, fanculo. Che cazzo di lag. Quello dietro ancora si fa i cazzi suoi. Credo non per molto. Bisogna capire cosa fare. Tanto si è freddare quello lì. O no. Oppure. Calma, calma. La motoretta è di lì. Lasciacela. Chi è sto infame là in cima? Boh. Sì, sì, sparati nel culo. Sparati. Porca puttana. Dammi sto cazzo di fucile. Facciamoli fuori tutti. Fanculo. Giuro. Tutti nascosti.
Facciamoli fuori tutti, fanculo, dai! Fuori un altro. Lì c'è un casotto. Non casino, una casa. Che risate. Fare in culo. Non riesco a prenderlo. Questa roccia è la nostra salvezza. Dai! È lo stesso, ce n'abbiamo uno vicino che ci sta sparando, credo. Ok. Ok. Benda, subito. Bravo. Bravo ragazzo. Dov'è la motoretta? Meno male che avevo inquadrato quello della motoretta. E secondo voi la motoretta mi scappa? Beccati questo. Sì, sì, credici. Preso. Pronti? Pronti? L'ho visto. Aspetta. Ok, come fai a prendere uno alla mano e ucciderlo? Svenimento, ma ucciderlo all'istante. Corri. Ok, abbiamo una posizione più avvantaggiata. Ecco, l'avevo preso secondo me nel colpo precedente, ma vabbè. Ok. Ok, un po' storto, questo. C'è stato uno scollegamento. Ok. Pronti ad entrare qua dentro. Preso. Rumori un po' staccati. L'uno dal... il video dal rumore, scusate, sì, sembra un mongoloide. Non lo sono, Questo? Sparati nel culo, sparati. E così. Lo stealth va a farsi fottere con Spartan Knight. Che nome di merda, lo cambierò di nuovo. Non mi piace niente. Dentro, dentro, dentro. Sono indeciso se curarmi. Sì, dai, curiamoci un attimo. Veloce, 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 veloce. Ok. Ok, non è detto che sia finita. Prossimo obiettivo. Trova indizi sull'ubicazione della combinazione per la cassaforte. Posso passare dalle Enfield al Gower? No. Interagisci. Scusate, devo occuparmi personalmente del progetto Zoic. Zoic. Andrò a supervisionare le ultime fasi della costruzione. In mia assenza il comando è affidato a Oberst Johann. In caso di incursioni nemiche fare rapporto a lui. Possiede anche la combinazione della cassaforte in caso sia necessario aprirla. Dobbiamo trovare sto Johann.
E qua la gente... Porca puttana. Qua la gente continua a sparare, continua a tenermi in bersaglio totale. Dove dobbiamo andare? 200 metri. Mamma mia. Scusate, mi sta laggando tantissimo. Fermi tutti. Ok. Ok, guarda sto stronzo. Ok, però secondo me ce n'era un altro. Stai calmo. No. Allora, dobbiamo andare dal lato opposto. Bella spalla comunque, l'ho persa dopo 3 secondi. Ma guardati. Se uno deve sbagliare un colpo così. Forato. Gli ha incassato la testa nel torace. Ok, abbiamo recuperato un po' di punizioni. Ora possiamo muoverci. E levarci di qua. Chi stava sparando? Ah. Ok. Torace? Dove esattamente? Cuore? Polmone, cuore scoppiati. Mi ha ucciso una marea e non riesco a liberarmi comunque della... Porca puttana. Doppio. Doppio. Peccato che non ha fatto il video. Ero in piedi. L'ho fatto di merda. Ma era un doppio. Sì, sì, sì. E... Ti seguo la gamba. Ti seguo la gamba. Così. Siamo arrivati vicini a una zona rossa, eh. Brutto, eh? Se beccavo un po' più in alto. Allora, abbiamo una marea di colpi, ragazzi. Finalmente. Certo che si può dire. E continuano ad arrivare. Certo che si può dire. Corriamo un po'. Oh. Almeno lo spostamento. Di là non sanno niente. Sto cercando di capire se quei bastardi... Ecco, quello lì si è avvicinato alla zona. E continua a venire qua. Due uomini. Tre forse. No, due, tre. Bisogna stare attenti. Ottimo. Se no qua non la finivamo mai più. Allora, l'altri uomini. Uno. Due, tre uomini sicuri. Mappa. C'è un modo per vedere la mappa? Ok, noi siamo lì, l'obiettivo è esattamente oltre lì. Quella via non ce ne frega niente, c'è la stradina interna che possiamo, anzi quasi io direi dobbiamo fare, che è quella porta là, in cima. Non so come arrivarci, ma ci arriveremo. Anche se... No, no. No, 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 no. È dura, ragazzi. Certo che io mi sono divertito di più a giocare così. Se non fosse per il fatto che penso che fai più punti a essere più stealth, a trovare più roba, le solite cose. Però io mi sono divertito di più così. Se fosse un po' più libero, di certo, secondo me, uno... Boh, a me diverti di più senza troppi giri di cose da fare. Credo che tra l'altro se non ci diamo una mossa. Veloce. Più veloce. Ok. Ottimo. Io mi diverto più così. Non c'è alternativa.
obiettivo a... cortesemente. Grazie. 50 metri. Ma credo che bisogna passare di qua. Sei fuori come un poggiolo. Mappa. Se esco dall'altro lato sono torno a capo. Però forse c'è più possibilità di avvicinarsi. Così. Così ce l'abbiamo in quel posto, secondo me. Proviamo a passare dall'altro lato. Perché da qua sono tutti e tre riuniti, si passano vicino, scoprono il cadavere dopo un secondo. Proviamo a passare dall'altro lato. Non subito. Subito. Dei battiti parecchio alti. Passiamo di qua. In mezzo alle frasche. Ah, avevo fatto bene a togliermi dalle palle il cecchino. Giusto, è lui, no? Sì, là c'è il Geowerfer. Nebelwerfer, che cazzo dici? Ok. Di qua abbiamo già più. C'è qualcosa di grosso, no? Il Nebelwerfer. Però te sei un bastardo, eh. E ho sbagliato. Attento. Stiamo qua sotto. Pronti, appena passa l'aereo alziamo la testa. Mirino e via. Dobbiamo eliminarlo. Dobbiamo eliminarlo, ci sgama. Dobbiamo eliminarlo, ci sgama. Era questo l'aereo. Mamma mia, siamo una pianta. Cosa cavolo sta succedendo? Cos'è quell'affare? La gamba, cos'è? Come cavolo eravamo messi? Oddio. Le bag. Ce lo siamo persi. Velocissimo. Direi che abbiamo fatto un'ottima cosa. Allora, l'obiettivo è... Sì, assorta. No, parliamo la stessa lingua io e lui. Lui c'ha un dialetto un po' più stretto rispetto al mio. Salta. Buongiorno. Perquisisci. Ok. Johan, tieni d'occhio questo posto mentre non ci sono. Ho un cattivo presentimento. Temo che siano in arrivo dei guai. La combinazione della cassaforte allegata in caso serva. Proteggi la costa della vita. Avvertimi in caso il fantasma del deserto sia nelle vicinanze. Manderò aiuto. Johan non ti avvertirà. Combinazione 93 metri. Dobbiamo solo levarci di qua. Ed è una parola con quel cecchino tra le palle. No. Ragazzi, cosa abbiamo rischiato? Corri. No. Non ci ha visto. Brower. Brower. L'avevo notato che era scomparso. Oh, Giovanni. Avevi ragione. Hai visto? Io te l'avevo detto. Figlio di puttana. Io lo offendevo, ma mi stava simpatico. Grandissimo figlio di puttana. Il peccato
peccato è che sei un carro, perché se eri un uomo ti pigliavo le palle finché non morivo anche 100 volte, ma ti prendevo le palle. Figlio di puttana, ci sono rimasto di merda. Sì, dopo tutto Rommel ha avuto la sua utilità. Ha avuto la sua utilità. Ha contenuto la minaccia rappresentata dagli alleati e di conseguenza ha consentito alla produzione di progredire senza intoppi. Lasciamo che disputi le sue partite di scacchi nel deserto occidentale. Prezzo spazzerò via lui e gli alleati in un colpo solo. La figa proprio. La peppa. Che fenomeno. Ma era qua? Sì, era qua in teoria, in pratica. Deve esserci una buona visuale. Dove? Dove? Anche da qua c'è una buona visuale, direi, ragazzi. Che cazzo è quel carro di merda, figlio di puttana? Pronto? Aspetta, troppo tardi. Vedo. Ah, oh, è lì in mezzo. E ora dobbiamo tornare giù? Non riesco a capire se lì è il Nebelwerfer lì. Ok. Giusto, ci deve essere una buona visuale. Forse, secondo me, dice qua sopra. È il posto migliore. Cioè. Allora. Ah. Sto cercando di capire semplicemente. Fa il giro intorno, credo. Ora gira di là e poi arriva da lì. Allora io direi di aspettare che giri e verificare effettivamente cosa fa della sua vita quel carro. Carro, figlio di puttana. Beh, scusate, fermi tutti. Fermi tutti. Porca puttana, sto antivirus di merda. Ok. Musica figa. Si riprende, via. Antivirus che mi dice: è necessario riavviare. Ma succhiami la ciolla. Come cazzo passa? Il giro del mondo. Allora, credo che faccia un giro bello lungo. Però prima ho bisogno del nostro caro amico binocolo, perché sennò non capisco le parti davanti che ha toccabili. Allora, ha quello toccabile. Grazie. No. Sono indeciso se tirare ora. Io non tirerei ora. Quello, così, uomini a caso, che nascono dal carro, generati dal carro. Un po' di lag, ragazzi, eh. Occhio. Non mi guardare. So che sul retro hai una cosa al centro. Gira, bastardo. Sì. Ma no! Ma porca puttana! Scendi. Scendi parecchio. Stiamo attenti. Ok. Cazzo.
Ok. Non lo prendo mai più. Ok. Altra lettera. Oggi ho osservato da vicino un nemico che stava morendo. Aveva la pancia aperta, tossiva e sputava. Era stato incentrato da un colpo vagante mentre soccorreva i feriti. L'ho osservato salvare due uomini prima di cadere nel tentativo di recuperarne un terzo. Devo ammettere che mi ha fatto venire in mente Emil. Spero stia bene. Stasera però la sua salute, lascerò che il pensiero di Hilda mi faccia prendere sonno. Pensierone. Sei un pensierone. Porca puttana, è lì. Si muove. Non sparare. Girati. Dai. Chi se ne frega degli uomini? Com'è lento! Com'è lento! Doveva essere più veloce! Porca puttana, lo sapevo! Dov'è? Vabbè, almeno lo teniamo qua in zona. Almeno si gira e si rigira. Ma come cazzo è lento? Anche se potremmo prendere l'uomo che esce dall'abitacolo. Roccia di merda, ora si ferma. Ok. Ah, mancato di poco. Gira tutto. Credo che manchi un colpo. Ah, ci ha visto entrare qua. Questa è l'ultima posizione nota. Oh, abbiamo dei simpatici amici. Va il carro. Sì, grazie. Io mi stavo sporgendo io, pensate un po'. Mi sono fulminato. Ora questo viene in qua. Io ho dei nemici dietro, ma me ne sto altamente sbattendo la ciolla. E loro sono dei babbi. Dove va? Spostati. Porca puttana. Corri! Grazie. Ok. Forza. Medikit. Oddio, grazie. Siamo salvi anche a sto giro. Proiettili perforanti. Li ha già equipaggiati, secondo voi? Cambia munizioni. 10 su 70, 0 su 20. Questi voglio. Ah, farabua, figlio di puttana, farabua. Vieni qua. No. Girati, bravo. Non posso prendere fiato. Dobbiamo aspettare che rifaccia il giro, ragazzi. Nel frattempo, sigla. No. Abbiamo anche le palpitazioni molto alte. Stai giù e riposa. La vedo, la vedo. Cosa importante era tirarlo in qua. E credo
credo che ci siamo riusciti. Anche se me lo dava buggato, forse ho preso gli alberi. Dai, no, no, fa il giro, ragazzi, fa il giro. Bisogna riaspettare. Da dove spunta però, ora stavo pensando. Io scendo giù di qua. No, giù, 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 giù. Dai, giù. Muoviti, carro stupido. Passiamo di qua. Gli uomini sono dei mongoloidi. Approvato. Munizioni. Ho delle mine di terra. Ho delle mine di terra. Muoviti. Questo è un punto in cui passa. Scusa, eh. Te da prima che fai il furbo. Hai rotto il cazzo. Avevi rotto il cazzo. Ho colpito il mirino del cecchino. L'ho colpito. Ho colpito il mirino. Sì, sì, lasciate che sia lui a venire qui. Certo, sto arrivando. Oh, raga, aspettatemi lì, eh. Veloce che sta arrivando il carro. C'è una mina di terra ora piazzata, eh. Quindi dovremmo esserci. Dov'è? Dove cazzo l'ho piazzata? Non mi ricordo più. Qua. Dove cazzo l'ho piazzata? E ovviamente non passa di qua. Figlio di puttana. Dov'è la mina di terra? L'ho vista, credo di averla vista. No, mi drogo, era una pietra. E tanto li sto facendo fare il giro, ragazzi. Non lo guardo perché tanto è inutile. Munizioni. Ah, ah, è dillo! Ormai è passato di qua. Piano. Occhio, scusatemi, lagga di brutto. Riusciamo a buttare giusto maledetto carro, finisco il video. Suca, merda. Fanculo la mina di terra. Addio. Sì, sì. Sì, sì. Andate a fanculo. E vai a fanculo pure te. Bastardi, avete ucciso il mio amico. Ma che cazzo siete lì dentro? Boom. Un plotone c'era. Sconfiggi i difensori del tempio. Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. I difensori del tempio li sconfiggiamo un'altra volta. E noi ci vediamo al prossimo video. Tempo che salva. Ciao a tutti.